L'aumento dei contagi, ma soprattutto dei sintomatici, si ritorce sulle strutture sanitarie che sono ormai al limite. Sono necessarie scelte dolorose come la chiusura o l'accorpamento di reparti, per due ordini di motivi, quelli logistici di spazio, ma soprattutto per reperire personale. Creare nuovi posti per i malati Covid infatti sarebbe inutile senza il personale sanitario che li assiste. Questo ovunque nel Paese. Anche l'azienda ospedaliera universitaria del Ruggi segue questa linea, anche in ragione degli ultimi dati sul contagio che delineano già oggi delle criticità che, se continuasse il trend di crescita dei casi, potrebbero generare difficoltà nel reperimento di posti letto per i malati Covid. Anche perché in media il decorso della malattia è di più settimane, si aumentano i ricoveri di nuovi malati, in pratica non si può contare su di un numero pari di uscite di guariti. Purtroppo sì, siamo in una fase molto delicata. Noi come azienda ci siamo, a, diciamo, siamo per aumentare altri posti letto sul presidio da procida per quanto riguarda le degenze. Quindi speriamo che in un giro di un paio di giorni apriremo altri 18 posti letto di degenza di premologia Covid. Il problema è reperire il personale medico e sanitario in genere. Sì, questa è la difficoltà maggiore è questa. Stiamo cercando di, forse di accorpare qualche reparto per prendere dei colleghi che, per, uh, per affronteggiare diciamo, questa emergenza. Quindi dovremmo chiudere dei posti letto. Altro problema è che eh, aumentano i sintomatici e quindi probabilmente aumenterà anche la necessità di posti letto. Sì, purtroppo sì, stiamo vedendo questo in questi giorni, però in due o tre giorni l'aumento di pazienti sintomatici che arrivano al pronto soccorso e che hanno bisogno di ricovero.